YouTube, oggi si torna a vedere un gioco che ho riscoperto da poco e c'è la mano del caro Sonic Team. Lui, chi è che se lo ricorda? Se non ve lo ricordate vi capisco, è un gioco abbastanza raro. Il Sonic Team, che tutti noi ricordiamo ovviamente per gli ottimi giochi di Sonic, poi per gli episodi di Nights into Dreams e per lo sconosciuto Burning Rangers, nel 2003 rilasciò sul GameCube un titolo che passò purtroppo sotto silenzio per svariati motivi. Si chiama Billy Hatcher and the Giant Egg. Ovviamente, come da tradizione del canale, partiamo dalla storia. E comincia male, in pratica. C'è la Terra del Mattino, che è governata da dei polli che vivono in pace e armonia. Ma all'improvviso arriva uno stormo oscuro di corvi che oscura appunto la luce del mattino che regna su questo regno incantato. E da qualche altra parte, nel mondo reale, un ragazzino, Billy Hatcher, viene ingaggiato come prescelto per salvare questo mondo dal male, ovviamente. Compito del nostro protagonista è entrare in azione. E la storia vi dico già che è semplicissima e infantile allo stesso tempo. Ma vediamo invece da vicino la grafica per prima cosa. E cosa dobbiamo dire? Che qua su GameCube Billy Hatcher è un bellissimo gioco, ambientazioni molto fantasiose e ben realizzate che sembrano quasi estrapolate da un cartone animato giapponese, e anche i personaggi, non solo i protagonisti ma anche quelli di contorno, sono tutti ben ispirati, molto stile Jap, sembrano quasi un misto tra quelli che vengono dal videogame Clonoa 2 e dai videogame di Sonic. E anche il protagonista, Billy Hatcher, se lo guardate bene, in alcuni tratti vi ricorda un po' Sonic, anche se non è proprio un riccio ma un umano. Insomma, possiamo dire che graficamente è ancora bello, nonostante sia un motore grafico tratto da quello di Sonic Adventure 2 e potenziato. Invece, guardando l'audio, possiamo dire che abbiamo effetti sonori simpatici che vi faranno sicuramente scappare qualche risata, ovviamente. E anche per quanto riguarda le musiche di sottofondo, sono molto fantasiose e infantili. Certo non sono proprio epiche come quelli di Sonic, ma del resto possiamo dire che sono un ottimo accompagnamento musicale. Non è presente un doppiaggio. Invece, guardando la giocabilità, Billy Hatcher and the Giant Egg, cos'è? Da quello che ho capito, è un platform tridimensionale, soltanto che non ha proprio tutti gli elementi puri del platform, ma è qualcosa di più. Questo titolo è stato realizzato appunto da Yuji Naka e il nostro scopo è guidare il protagonista umano Billy Hatcher all'interno di queste ambientazioni tridimensionali e certamente sconfiggere degli avversari, non come fa Sonic, ma in modo diverso. Ovviamente all'inizio del primo livello è un personaggio molto vulnerabile, ma se giriamo per il primo livello troviamo un costume particolare del pollo che gli serve per manovrare delle gigantesche uova, che all'inizio sono piccole, ma man mano che ucciderà gli avversari lanciandogliele addosso oppure schiacciandoli, raccoglie dei pezzi di frutta che le mangia le uova stessa, che diventerà più grande. Quando diventerà più grande, ovviamente, possiamo o continuare a usarla come ariete per uccidere tutti gli avversari, oppure possiamo utilizzare, premendo il tasto R, il famoso canto del gallo che serve per farla schiudere e ovviamente ricevere degli oggetti particolari o dei potenziamenti che ci potranno essere molto utili in varie situazioni.
E bisogna dire che all'inizio il gioco è abbastanza facile, ma quando andrete avanti, di livello in livello, vedrete quanto è difficile, soprattutto sconfiggere i boss finali. Poi dovete anche tenere presente che non dobbiamo soltanto raccogliere le uova che ci serviranno, dobbiamo anche raccogliere addirittura delle monete dorate che ci serviranno soprattutto per sbloccare oggetti importanti e anche per utilizzare le uova del riccio, che sarebbero quelle che hanno il simbolo di Sonic. Ebbene, questo titolo che cosa vi devo dire, ragazzi? In due parole, è un platform che conviene recuperare. Se è stato fatto dal Sonic Team, è una garanzia. Questo è uno dei titoli più originali e divertenti che venne mai rilasciato sul GameCube, soprattutto se indirizzato a un pubblico infantile che è stufo di vedere sempre Mario. Questo titolo esiste non soltanto per GameCube, ma esiste anche per Windows e Macintosh OX, che purtroppo non è una conversione proprio fatta bene, quindi lasciatelo perdere in quelle conversioni per computer. Prendetelo piuttosto per GameCube. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima!